Ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG Noi. Ieri sera al Porto Elisa, di fronte ad oltre 6.000 spettatori, la gara di ritorno dei quarti di finale playoff tra Lucchese e Parma. Il colpo d'occhio è quello delle grandissime occasioni. Il popolo rossonero risponde all'appello e sono 6.000 sulle gradinate del Porto Elisa quando Lucchese e Parma fanno il loro ingresso in campo. A sorpresa Lopez schiera l'estroso Dauria, rinunciando ad un centrocampista e a Mingazzini che proprio non ce la fa. Per la serie me la gioco fino in fondo. Si riparte dal 2-1 a favore dei parmensi, maturato al Tardini, e con una Pantera piuttosto aggressiva e determinata. Il problema è che squadroni del calibro di quello di D'Aversa stanno lì sonnecchiosi e poi alla prima occasione ti colpiscono. Succede al minuto 13 di una sfida elettrizzante che subito si complica. Baraje approfitta di un contropiede favorito da un fallo non fischiato su Fanucchi e uccella Nobile gelando lo stadio colorato di rossonero. Accidenti, ora è davvero dura. In realtà trascorrono solo 4 minuti e sugli sviluppi di un calcio di punizione è proprio D'Auria a pennellare una parabola imprendibile per il portiere parmigiano Frattali, che può solo guardare il pallone e infilarsi alle sue spalle. Boato del Porto Elisa con la squadra di Lopez che riprende fiato e mette alle corde il quotato avversario. Insomma, si può fare. A turno ci provano, ma con scarsa fortuna, ancora l'ottimo D'Auria, Cecchini e De Feo. La sensazione è però che la seconda rete possa arrivare. Purtroppo il secondo gol giunge puntuale in avvio di ripresa, ma dall'altra parte. Calaiò, match winner all'andata, si trasforma in prezioso assistman per Edera, che non lascia scampo al bravo Nobile. Stavolta è una mazzata per Nolè e compagni, che provano a reagire e che alla fine almeno il pareggio lo meriterebbero per l'impegno profuso ed anche il calcio espresso, soprattutto nel primo tempo. Ma non c'è nulla da fare. Il Parma vince anche la gara di ritorno per 2-1 e approda alle semifinali, dove affronterà il Pordenone. La Lucchese chiude qui la sua magnifica anche inaspettate avventure playoff. Il saluto del Porto Elisa nei confronti della squadra è caloroso. Ora si può davvero guardare al futuro, al nuovo assetto societario e tecnico che ripartirà dal binomio Bedio Lopez e sulle basi di una squadra che non andrà smantellata ma adeguatamente rinforzata. Il sogno è finito, ma grazie lo stesso, magica Pantera. Fine partita, questo è il commento al match di Giovanni Lopez. Se Lopez, la Lucchese esce a testa altissima da questi playoff, la differenza che sulla carta ci doveva essere tra voi e il Parma, in campo si è vista molto poco. No, devo dire che non si è vista per niente, si è vista soltanto che ai nostri primi errori ce l'hanno fatta pagare, come fanno di solito e spesso i giocatori di categoria superiore. Direi che il primo tempo è stato fatto solo ed esclusivamente da noi, abbiamo fatto un errore sul primo gol, nel senso che gli abbiamo lasciato una ripartenza, poi l'abbiamo recuperata, abbiamo giocato solo noi. Il secondo tempo abbiamo iniziato, abbiamo fatto una sciocchezza come ne avevamo fatte due a Parma, e queste sono squadre che te la fanno pagare. Il primo tempo ha giocato ad altissima intensità, nel secondo c'è stata una fase in cui forse eravate un po' calati, però alla fine avete cercato ancora, fino alla fine, il pareggio almeno. No, non siamo calati, perché se una delle due squadre era stanca era il Parma. Noi ci siamo un pochino fermati perché abbiamo subito il secondo gol. Tutto qui, poi ho dovuto cambiare sistema di gioco per mettere un po' più peso davanti, potevamo fare gol, però insomma direi che alla fine ha vinto la squadra più forte sulla carta, ma non ha certo fatto più di noi durante le partite. D'Auria ha giocato titolare, è stata una scelta che all'inizio aveva un po' sorpreso, però l'ha ripagata tantissimo. A me non deve ripagarmi di niente. D'Auria è un giocatore nostro, ho ritenuto opportuno che ci potesse dare una mano, infatti ha fatto molto bene, per cui l'ho schierato. Cambiamo argomento, passiamo al nuoto. La 41esima edizione del trofeo internazionale Mussi Lombardi Femiano non si svolgerà in Versilia. Dopo la comunicazione del comune di Massarosa, che si è detto non disponibile ad ospitare la manifestazione, l'organizzatore del quarantennale meeting Mussi Lombardi Femiano, ovvero Gianni Crisci, ha dovuto alzare bandiera bianca. Ancora una grande prestazione ed una probante conferma per Riccardo Pera nella seconda prova del campionato italiano Porsche Carrera Cup, svoltasi sulla pista di Misano Adriatico. Il 17enne pilota di Marlia ha vinto gara 1 e si è piazzato al secondo posto in gara 2, consolidando così il primato nella classifica del campionato italiano. La pallavolo Massa vince anche gara 2 della finale playoff, passando ad autorità sul campo della Lorini Montichiari, e stacca il biglietto per la Serie A, una promozione strameritata per la formazione apuana di coach Masini, che ha vinto, pensate, ben 29 delle 30 partite giocate quest'anno, che la dice lunga sulla forza di questa squadra allenata da coach Masini, che vediamo anche in questa foto. È andata male invece al CGC Viareggio nella semifinale gara 5, la bella della pool scudetto di hockey su pista, i bianconeri sono stati battuti a Lodi, come ci racconta Roy Lepore.
Il Lodi si è aggiudicato gara 5, raggiunge il Forte dei Marmi nella finale scudetto e inizia questa avventura mercoledì sera alla Pala Castellotti. Ha superato infatti il 100 giovani calciatori con il punteggio di 4-2. L'inizio della gara è in ritardo di 15 minuti per l'arrivo in ritardo della squadra del 100 giovani calciatori, che si è trovata coinvolta in un incidente in autostrada durante l'arrivo a Lodi. L'avvio della gara vede subito la formazione di Resende andare in gol con un'azione personale di Platero al 7-10 che supera Barozzi. Il 2-0 arriva al 21esimo con uno scambio in area veloce tra Cocco e Platero, con quest'ultimo che devia in rete. Il 100 giovani calciatori questa volta risponde meglio alle conclusioni in porta e trova il gol del 2-1 con Muglia al 23-08 prima dell'intervallo. Nella ripresa due colpi di classe di Verona, tiro dal limite dell'area di Ambrosio, alza e schiaccia davanti ai Barozzi, regalano il 4-1 al pubblico molto numeroso del Pala Castellotti. Il 100 giovani risponde subito al quinto con un tiro di rigore di Costa che porta il punteggio sul 4-2. Poi ci sono due cartellini blu per Costa, pali e occasioni da ambo i lati, superiorità numeriche non sfruttate, soprattutto l'ultima, tre minuti dalla conclusione del centro giovani, che non viene sfruttata. Finisce 4-2 per la gioia del pubblico locale. Il centro giovani non sfrutta un tiro diretto con Rubio nella finale per un possibile 4-3, la speranza di riaprire la partita. Sarà quindi ancora forte Lodi, la finale scudetto del campionato italiano, al meglio delle 5 gare, la prima, come detto, mercoledì di nuovo al Pala Castellotti. Due notizie di atletica: l'intramontabile Stefano Gori, quasi un highlander dello sport paralimpico italiano e lucchese. Il forte atleta non vedente di Ponte Amoriano ha infatti conquistato altri tre titoli italiani nella categoria T11 alla rassegna tricolore svoltasi allo stadio Lancellotta di Isernia. Accompagnato dalla guida Patrizia Andreoli, Gori ha trionfato sabato su 100 e 400 e poi nella giornata di domenica anche sui 200. Nello splendido scenario delle Dolomiti si è corsa la 18esima edizione della Cortina d'Obbiaco, gara di 30 km che ogni anno vede al via circa 4.000 atleti. Enrico Fantasia, vista il successo dello scorso anno nella categoria Master 45, Enrico Fantasia del gruppo podistico Parco Alpi Apuane, chiudendo la sua fatica in 1 ora e 44 al 16esimo posto assoluto. Ed è tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi. Una breve pausa e subito dopo la terza ed ultima parte del TG Noi.